L'addominoplastica è l'intervento che ci permette di rimodellare la parete addominale. Noi lo effettuiamo rimuovendo la cute e il grasso in eccesso. Viene riposizionato l'ombelico, vengono richiusi i muscoli addominali dilatati, viene riposizionato il punto vita e nel caso in cui ci siano per esempio delle ernie ombelicali possono essere richiuse. L'addominoplastica viene effettuata in seguito ad obesità o gravidanze, quando si crea questa piega addominale. L'intervento di addominoplastica è l'intervento principe per il rimodellamento della parete addominale. Ci permette di ridurre il volume effettuando liposuzione del tessuto grasso e quindi rimuovendo il grasso in eccesso. Di rimuovere la piega addominale togliendo proprio la parte di cute e grasso presente nella porzione sovrapubica. Questo è possibile effettuarlo mediante due incisioni, una orizzontale sovrapubica che va da fianco a fianco e una circolare intorno all'ombelico che ci permette di riposizionare l'ombelico più in alto o più in basso. Nella stessa sede noi possiamo anche chiudere i muscoli addominali quando sono dilatati, quando c'è una diastasi. Questo intervento quindi ci permette proprio di ridurre il volume della parete addominale e la cicatrice è veramente in apparente perché in effetti oggi noi non chiudiamo più con punti di sutura esterni ma soltanto con colle e cerotti e quindi la cicatrice è veramente sottilissima. Quando l'addome ha una piega molto importante, l'indicazione all'intervento è l'addominoplastica. L'addominoplastica è un intervento abbastanza lungo, una durata di 3-4 ore, quindi potrebbe avere l'indicazione all'anestesia generale. In effetti noi lo effettuiamo sempre in anestesia spinale perché in questo modo possiamo ruotare il paziente sul tavolo ed effettuare anche la liposuzione di compenso, per esempio dei fianchi o del punto vita. L'intervento di addominoplastica prevede una cicatrice molto lunga nella parte inferiore e la cicatrice periombelicale, quindi una volta terminato, siccome gli scollamenti sono ampi, verrà posizionato un drenaggio di aspirazione e una medicazione compressiva. Drenaggio e medicazione vengono rimossi nel giro di 7-8 giorni e non devono essere rimossi punti di sutura perché oramai noi chiudiamo soltanto con punti interni e con colle e cerotti. Le vere complicazioni possono essere legate alla cicatrice e alla perdita di sostanza del tessuto, ma con questi nuovi metodi di sutura anche le complicazioni si sono ridotte enormemente. Una volta rimossa la medicazione compressiva, viene posizionata una guaina di compressione che deve rimanere in sede per 30 o 40 giorni e alla rimozione di questa guaina il risultato sarà già apprezzabile, anche se il risultato definitivo in un intervento del genere lo apprezziamo completamente a 6 mesi.